es tu palpitar, es tu hogar, es tu peo, son tus besos, me estremezco. Opera di Giuseppe Bruzzone, che in questo momento ci sta riprendendo e che provvederà a proporvi tutta la manifestazione. Grazie per l'ascolto, arrivederci e soprattutto auguri di buon anno a tutti i nostri cari telespettatori e a tutti coloro i quali ci saranno a guardare. Grazie e buon anno di cuore da Tele Varazze. Grazie. Eccoci, siamo sulla goletta Varagine della Lega Navale di Varazze, che come ormai da bella consuetudine da anni ci ospita per potervi proporre questo cimento invernale da un punto di vista un po' insolito per chi non sale su una barca, ossia dal mare. E abbiamo il piacere di essere ospitati dal presidente Elio Spallarossa, che è felicissimo, e abbiamo a bordo quest'anno eccezionalmente il signor Verde, che è molto felice di essere qui con noi oggi. Allora Elio, due parole di saluto, poi il discorsetto te lo faccio fare dopo. I problemi sono sempre gli stessi, non è che sono molto cambiati purtroppo dall'anno scorso, da quando ci siamo sentiti. Le cose non sono migliorate per noi, lo dico e lo ribadisco, c'è sempre il solito problema annoso della base nautica, non siamo aiutati da nessuno, siamo peggio degli albanesi, tanto per essere chiaro, siamo dei baraccati, ci hanno obbligato anche quest'anno a smontare le gabine, quindi attività velica in inverno non si può fare, e qui a Varazze è il periodo migliore per fare attività velica. Persone che vogliono farla nel periodo invernale ne avremo a go-go, però a questo punto come fai ad andare in mare se tu non hai il posto dove cambiarti? Tanto per essere chiaro. Siamo Varazze. Ecco, io questo ormai è un lamento che si ripete tutti gli anni da parte del presidente Spallarossa ed è riferito alla situazione della Lega Navale, proprio logistica a Varazze, dove è sempre stata una tradizione marinara, dove ci sono state appunto delle storie bellissime di mare, e ora si trova privata della minima possibilità di esercitare un'attività velica che un paese come Varazze lo deve, lo merita. Perciò approfittiamo da questo pulpito di rivolgere ancora una volta ai nostri amministratori questa sollecitazione, a vedere di fare in modo che la cosa possa definirsi e si possa creare una realtà della quale Varazze ha bisogno. Ecco, il signor Verdi è un bravo velista, socio della Lega Navale di Varazze, vicepresidente, perciò stai attento Elio e due parole Verdi di saluto. È quello che vuoi. Sì, saluto tutti. Questa oggi è una giornata piuttosto nuvolosa, speriamo che non piova. Comunque sarà comunque una festa per questo cimento invernale, che è una caratteristica della nostra città, e speriamo che il 2013 ci porti qualcosa di migliore di concreto e migliore del 2012, ecco. Che sia un po' diverso da questo tempo.
Grazie, un saluto. Bene. Ciao, ci sentiamo, ci vediamo poi dopo. Ora andiamo invece a intervistare il pilota di questa imbarcazione, la Varagine, della Lega Navale di Varate, il bravo Franco Bruzzone, che è impegnato alla guida, però noi lo vogliamo intervistare alla guida. Vieni, Giuseppe. Ecco, andiamo da Franco. Franco, vieni qui. Stai lì, stai lì. Non distraete il conducente. No. Non disturbate il conducente. Ecco, cominciamo a ballare. No? Non so se voi lo vedete. Comincia la danza. Siamo appena usciti dal porto e qui da bordo della Varagine cominciamo la danza. Ecco qui. Adesso abbiamo preso qualche onda, il mare si sta ingrossando purtroppo e questa barca qui con le onde di traverso diventa una bottiglia nell'acqua, come potete ben vedere. Non possiamo evitarle. No, perché dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare là. Non possiamo girarci e allora subiamo questo dondolio. Ok Franco, come tutti gli anni tu hai il piacere di portarci a spasso, noi ti ringraziamo della tua disponibilità. Come gli orsi bianchi, i proprietari di patente alla Lega sono protetti dalla WWF, sono in estinzione ormai. Siamo rimasti di pochi vecchietti, giovani, vanno a giocare al pallone. Senti, mi sa che però hai preparato il solito buon vin brûlé, vero? Certo, è un retaggio degli alpini, imparato dagli alpini. Viene dagli alpini ed è stato portato sul mare, eh? E noi oramai da qualche anno lo offriamo a questi orsi polari che hanno il coraggio di arrivare sotto bordo, vero? Sì, sì, sì. Senz'altro. Ok Franco, non voglio distrarti di più, qui la danza si fa sempre più intensa, diventa quasi un casacioc, qui si comincia a ballare, signori, non so se poi voi lo vedete. Prego? Sulla spiaggia non vedo nessuno. Non c'è nessuno ancora sulla spiaggia? No, ma sono tutti sotto là che si preparano. Sì, sì. Ecco, guardate che belle onde, Giuseppe ce le sta riprendendo la nostra danza di avvicinamento al Corso al Margherita. È un po' un'impresa oggi, però speriamo di riuscire a portarla a termine. Ecco, stiamo arrivando davanti al Corso al Margherita. Come ripeto, il mare oggi lo potete vedere, da terra sembra piatto, ma il mare è tutta un'altra cosa. Noi, questa è la danza di Capodanno, se dovessimo avere dei dubbi, quello che si fa a Capodanno si fa tutto l'anno, vuol dire che balleremo tutto l'anno. Ecco, cominciamo a vedere già sulla spiaggia un po' di gente, proseguono le iscrizioni di gente che arriva. E sulla passeggiata si stanno già anche riunendo tanti turisti, spettatori che non vogliono privarsi di questo bel colpo d'occhio di questo primo gennaio 2013 offerto da Varazze. Altri anni abbiamo avuto delle condizioni di tempo migliore, abbiamo avuto sole e oggi la giornata si propone così. Si prevede addirittura che arrivi acqua anche in abbondanza, però chiaramente gli orsi polari sono abituati a queste situazioni, certamente anche se piove si butteranno in acqua perché bagnati di sopra o bagnati di sotto non cambia niente. 63esima edizione del cimento invernale di Varazze, il più vecchio della Liguria. Sponsorizzata al comune di Varazze, assessorata allo sport e turismo, general manager l'assessore allo sport Angelo Patanè, Fultner Guglielmo, funzionario del comune di Varazze. Il comune di Varazze porge il più cordiale benvenuto a tutti i partecipanti al 63esimo cimento invernale più vecchio della Liguria. L'Unione Nazionale Veterani Sportivi dello Sport, sezione di Varazze, augura a tutti gli ospiti dei cittadini di Varazze un felice e prospero 2013, ricco di soddisfazioni, salute, lavoro, benessere, prosperità, che i paesi ricchi aiutino i paesi poveri, che si rispetti l'ambiente che abbiamo ereditato
e che lasceremo ai nostri figli e nipoti, che la pace regni sempre sulla terra. Ora cercheremo una posizione ottimale per poter dare fondo, come si dice, e direi che questa potrebbe andar bene. Un grazie particolare alle famiglie Codino Faccio, titolari dei bagni Corsa Margherita, per la disponibilità e la sportività sempre dimostrata per le manifestazioni varazzine. Siete su internet www.varazze.varazzemeteolife.it. Inoltre un grazie ai titolari del Corsa Margherita di Varazze. Giuseppe Venturino continua a riprendere anche se in condizioni molto precarie, perché non si riesce a stare fermi qui sopra. Sembra strano, ma è vero. Rai 1, Rai 2, Rai 3 Liguria, canale 5 Striscia la Notizia, 7 gol, la 7, Tele Lombardia, Tele Biella, Tele Napoli e Tele Torino vi stanno riprendendo. Siamo tre elementi già che si stanno scaldando camminando lungo l'arenile, lungo la battigia. Evidentemente questo servirà a loro per poter essere già con la muscolatura calda per tuffarsi in questa acqua. Gli iscritti: Castiati Gianna di Asti, Castiati Vittorio di Asti, Carinada Andrea Tremezzo, Como, Cinfante Enrico, Genova, Stringone Rosa, Genova, Simcec Gonol, Turchia, Iberti Rosanna, Borghetto, Giuria Roberto, Ceva, Craviotto Silvio Varazze, poeta e scrittore, Perrotta Anna Maria, Penna Andrea, Regazzoni Attilio, Sandro, Sandrio, Bolognesi Roberto, Genova, Canta Fulvio, Alba, Belli Ariello, Magnano, Boi di Silvia, Torino, Ingani Giovanni, Genova. Ecco che è arrivato il bravo Stefano Paretti con la sua lancia, che anche lui si unisce a noi, ormai è diventata una bella abitudine anche questa, e questo a noi fa piacere. Noi salutiamo Stefano Paretti che ci saluta e sta vicino a noi per tutta la durata della manifestazione, in assistenza, ecco, per qualunque cosa possa succedere. Trivieca Iola, Genova, Caviglia Adriana, Savona, Tenova Simone, Pavia, Barletta Daniela, Pavia, Napoli Enrico, Legnano, Pizzone Domenico, Rossiglione, Pino Andrea, Albenga, Cappellini Gaetano, Loano, Gloria Severino, Ceriale, Gianese Elda, Genova, Villeci Nini, Ceriale, Zavattaro Fabrizio, Genova, Salemi Salvatore, Loano, Villeci Gianni, Loano, Mazzon Giuliana, Collegno, Torino, Mazzon Lina, Asti, Modenese Guglielmo, Cogoleto, Romei Domenico, Cogoleto. Ecco, Stefano si è avvicinato, sta chiacchierando col presidente Spallarossa. Come ripeto, Stefano si propone così per assistenza agile in mare. Febbraio, marzo. Cominciano ad arrivare a bordo i primi rifornimenti. Questa è una bottiglia di Lambrusco caricata a grappa, e che ora Stefano ci propone avvicinandosi. Ecco, buono, arriva a bordo, arriva la grappa, ecco qui. Allora, cin cin Stefano, evviva, questa si serve per aiutarci a resistere in condizioni come queste. No, guardate Franco che ha portato anche la focaccia per noi, guarda. Eh no,
continuano a nuotare. Devi dargli una remata in testa per farli tornare indietro. Guardate la focaccia di Fracco. Si sente, si vede, comunque va bene, prego. Giunino Eric Varazze, Schenone Manuela Varazze, Gelfo Giovanna, Collegno Torino, Puccio Luigi, Collegno, Piazza Stefano, Renzano, Bonifacino Daniele, Dego, Rattolino Varazze, Della Vedova Antonio, Vigevano, Ferretti Massimo, Gavellona, Stradella Pietro, Quattordio, Aerone Raffaella Genova, classe 1924, Giglino Alessandro, Genova, Coppola Gianluigi, Genova, Raffaele Nadia, Onzo, Cerruti Roberto, Varazze, Perata Caterina, Quigliano, Agosto Franco, Quigliano, Liparoto Antonio, Valenza Po, Rappaccio Maria Clementina, Valenza, Benati Carlo, Giabardo Mirta, Savioli Domenico, Quartino Marco, Genova, Bosticardo Paola, Alba, Danna Gianna, Genova, Scarcella Elisabetta, Varazze, Sca Gaia, Varazze, Giacobbe Massimo, Genova, Locivando, Genova, Ruggero Renzo, Genova, Venturo Franco, Borgosesia, Gavazzi Carlo, Biella, Tuco Alessandra, Genova, Rausa Italo, Genova, Greuca Giuseppe, Genova. Per adesso sono 70 gli iscritti. Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte. Buon anno a tutti. Per paura degli automobilisti. È bello cominciare l'anno o meno lo bello al mare, ma insomma tutto non si può avere. Per lo meno ci abbiamo l'immunità all'influenza, l'immunità. Qual è il mese più freddo? No. Marzo, perché assorbe tutto il freddo delle rocce e lo porta. Qual è il mese più caldo? Novembre. Perché assorbe tutto il caldo e lo rilascia nel mare, e allora è sempre meglio andare vicino al cuore. Ecco, sì, va bene. E l'avete passato bene? Io benissimo, benissimo. E poi soprattutto l'aiuto ai due a cominciato bene. È bellissimo qua, eh? È sempre stato bello oggi. In compenso c'è davvero l'immunità al raffreddore, all'influenza, non c'è mai niente, non c'è un dolore. Temperatura in mare gradi 13. Sogno, ecco, perché l'anno scorso ci ha detto andiamo alla barca, vediamo il vin brulé. Quest'anno ci ha chiesto, ma ha detto che il vin brulé non c'è, perciò è inutile che andiamo alla barca. Cioè io ci vado, www.varazze.tv. Primo dell'anno vado a curare Italia, canale 39, tutta la manifestazione. E soprattutto a tutti quelli che ci vedono. Guardi, auguri di buon anno! 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 Auguri! Vi ricordiamo oggi, 1 gennaio 2020, concerto di Capodanno, da Teatro La Fenice di Monaco, questo da maestro Don Elio Carpa. Buon anno, sì, lo sa dire, buon anno. Ecco, vedete tutti gli orsi polari ormai pronti e aspettano solo l'ordine di lanciarsi. Per tenersi caldi qualcuno gioca con la palla e noi siamo qui che li attendiamo con i nostri salvagenti in mare dove possono appoggiarsi e saranno riforniti del buon vin brulé.
Avete notato, come potete vedere da qui, tutta la moltitudine di persone, di turisti che sono affacciati al lungomare sulla passeggiata per godersi questo, chiamiamolo, insolito spettacolo di un primo gennaio, così ormai caratterizzato, come potete vedere oggi anche dal tempo, questo spettacolo di questi orsi polari che vengono un po' da tutte le parti, come avete potuto sentire, per partecipare a questo cimento che oramai è diventato importante per chi partecipa a questo sport, chiamiamolo. Ricordo che questi orsi polari fanno parte di associazioni, oramai di gruppi acquisiti a questo tipo di, chiamiamolo, di sport, ecco. Ecco, c'è anche un bel deltaplanista che sta girando qui sopra e che colora a modo suo questo momento. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il patrona Santa Caterina, mi raccomando, partecipate numerosi. Salutiamo il dottore di Savona, grande cementista. La cosa che tutti ci auguriamo, questo 2013 possa essere portatore di tanta serenità, salute e tanto lavoro per tutti. Grazie, buon proseguimento e arrivederci al 2014. Grazie. Passo la parola all'assessore comunale alla cultura, la professoressa Angela Calcagno. Grazie, un saluto a tutti. Speriamo che questo primo gennaio 2013 porti a Varazze, all'Italia, un periodo più sereno, e spero anche che, come lo accogliamo oggi con questa festa, questo spirito ci conduca per tutto l'anno. Auguri a tutti. Vittorio, son Piero a bordo. Ciao, son Piero, ciao Goletta. Vittorio, ciao, dimmi quanti sono i partecipanti. 130 partecipanti, ci comunica Vittorio Badano, che sta commentando questa bella manifestazione. 130 partecipanti. Grazie Vittorio, grazie Vittorio. Siamo pronti, ecco, per la foto ricordo, ricorda Vittorio, e poi il tuffo. Ecco, vi stanno allineando, guardate il gruppo, eh? Grazie Vittorio. Ricordo 130 gli orsi polari, come sta ricordando Vittorio a tutti i spettatori. È un bellissimo numero, direi che uno dei numeri maggiori raggiunti da questo cimento. Evidentemente prende, come dicevo prima, importanza nel settore e tutti ambiscono esserci. Ecco, bellissimo questo colpo d'occhio dal mare che vi propone il bravo Giuseppe Venturino, che pazientemente cerca di cogliere le immagini migliori da proporvi, voi che siete a casa. Ecco, stanno anche cantando questi cementisti. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.
Ricorda che viene distribuito il vin brulé. Pronto? Ecco, ci stanno tuffando in questo momento, guardate, ecco lo spettacolo. Guardate l'acqua che viene sollevata. Preparati, stanno arrivando, vieni di qua, Vittorio. No, Franco, ecco, sì, stanno arrivando i primi orsi polari. Io vedo che mi pare ...130, vi ricordo che in mare ci sono in questo momento 130 partecipanti a questa bel cimento di Varazze, che vuole inaugurare un 2013 all'insegna del mare, all'insegna del sole, della spiaggia, come ormai è nella sua tradizione. Il primo orso che arriva, eccolo, eccolo, che si chiama questo orso? Alessandro. Alessandro, da dove? Da Costanzana. Costanzana, provincia di Vercelli, capito? Anche l'Interland è protagonista. Ecco, attenzione, perché il bravo Franco ora vi porge il vin brulé, se lo gradite, eh? Allora, vediamo un po' questa brava gente qui. Nome? Antonio Riparota. Poi? Roberto Cerruti. Roberto Cerruti, questo qui è di casa. De Nova Simone da Pavia. Da Pavia, eccoli qua. Guarda là l'altro. Piazza Stefano dalla lontana Arenzano. Piazza da Arenzano, ed ecco una bella signora. Silvia da Torino, questa bella signora. Qui abbiamo un signore cornuto. Cornuto, felice, guardatelo. Ecco questo, come si chiama questo signore? Vincenzo. Da dove viene lei? Da Genova. La sua signora dov'è? È la mia signora, è la signora Becca qui. Ah, vabbè. Ah, già. Peccato. Ecco la signora. Come si chiama questa signora? Ragazzi, venite sotto bordo, agguantatevi, agguantatevi, guardate che moltitudine. Dite i vostri nomi. Com'è questo vino? Cin cin. Auguri, buon anno. È un bel modo di festeggiare questo. È dura. Glielo tengo io, signora. Ce n'è ancora un po', eh? Ce n'è ancora un po'. Basta? Basta. Questo ritorna. Pronti, ecco qui. Lupi, orsi, elefanti. C'è di tutto. Guarda qui. Guardate Alberto. Questa è una nostra conoscenza. Guarda un po'. Ciao Alberto, vieni sotto bordo. Che ti ammolliamo un bicchierotto, va. Lo beve lei? Andate alla pesca di beneficenza, eh? Ciao Alberto, è di casa, il signore. C'è Roberto. Alberto, c'è Roberta? Arriva però, Non so se ha la cuffia, non so se nuota fino a qua. Non credo. L'ha fatta anche Lucrezia, 4 anni. Ah sì? No, dai. Si è bagnata i piedi, dai. Dai. Senti, com'è l'acqua? È fredda oggi. Quanti gradi? 13. No, 13 gradi? Vabbè, comunque voi... Come fuori? Madonna. Però siamo già che mi bevo, mi bevo. Avanti col vin brulé, ragazzi. Certo, la signora Silvia da Torino. Giuseppe, qui, riprendi la signora. Silvia. Nuotatrice. Allora, che tutti, dopo aver toccato il fondo, possiamo risalire in alto. Tutti quanti. Bellissima questa espressione marinara, che però ha un grande contenuto, perché ha voluto capirlo. Questo è l'augurio della signora Silvia, che viene da Torino. Auguri a tutti, grazie! Siete mitici! Grazie! Tutti, io sono turca! Auguri! Hai capito te, signore?
Evviva! Auguri a tutti! Che belle, guardate che belle! Evviva, evviva! Venite sotto bordo, venite! Ormeggiatevi, ciao! Ciao, buon anno, buon anno! Tanti auguri anche a voi! Via! Recuperiamo i bicchieri, Recuperiamo i vuoti, tento, vuoti a rendere. Guardate, questa è ecologia, alta ecologia, Nulla si butta in mare. Bene. Eccoli qui che arrivano. Non è semplice, però è possibile. C'è mare, ragazzi, evviva! Cin cin, auguri! Bravi, bravi, complimenti a voi! Venga, venga! Venga! Non attaccarti a quel bicchiere come la mannella! Ecco, vedete che bella questa squadra, che allegria! Ecco, qui abbiamo un'altra conoscenza nostra! Arrivederci, arrivederci, buon anno, arrivederci. Ciao, auguri. Venga. Come no? Come va sto Vimbrulé? Vi fa piacere? Avanti. Buono. Vabbè, bravi voi che siete arrivati fin qua, e che state in acqua in queste condizioni. È fredda, ma noi resistiamo. Sembriamo quelli di Titanic. Bella, qualcuno se ne va ancora un po' più su, perché non era sufficiente essere arrivati qui, Dottore. E come tutti gli anni il cimento è salute e benessere. E ve lo dice un dottore, Non è un Superman, non è una persona matta, non è una persona con doti particolari, è una persona comune come tutti gli altri che ama il mare e lo pratica sempre. E che considera il mare un farmaco, certo. Il miglior farmaco che ci sia. E ve lo ripeto. E voi due. Grazie dottore, questo signore è un dottore e ciò quello che ha detto c'è da crederci, Grazie dottore. Io non ho mai visto in 17 anni mancare un cimentista perché stava male. Non l'ha mai visto, lei i cimenti li frequenta, Tutti, sì, tutti gli anni, una ventina all'anno, 20 all'anno circa. Bene dottore, allora complimenti e auguri ancora a lei, Dia pure a me. La fede c'è. Insistono ancora, questi cementisti. Non mollano, non mollano. Ehi, ragazzi, è previsto il bis, del Vimbrulé. È previsto il bis, A richiesta. A grande richiesta. Me lo dia pure, signora. Grazie. Ce n'è ancora Vimbrulé. Lei lo beve? Sta arrivando adesso un'altra manche. Aspettate. Vieni con la telecamera. Bello questa nidiata qui sotto. E non mollano, non se ne vanno, Lei vuole restituire il vuoto, Hai capito? Con la temperatura di oggi, dell'acqua e dell'aria, guardate questo spettacolo, guardate la calma e la simpatia di queste persone. Ecco, vengono proposti i bis, qualcuno fa le fotografie dall'acqua, qualcuno ha voluto venirci a fotografare, ecco. Cin cin, avete visto questo bel brindisi in acqua? Evviva!
Evviva! Buono! Bene, sembrate tanti anatrocoli! Tanti anatrocoli! Evviva! Salute cin cin, eh! Bravi, bravi, bravi! Complimenti, e lei da dove viene? Da Torino. Da Torino. Torino, sì, sì. E si chiama? Mi chiamo Vincenzo. Vincenzo da Torino, guardatelo. Ecco chi sta ricevendo la sua dose di Vin Brûlé. Evviva Vincenzo, tanti auguri. Auguri. Ecco, pronti per un altro brindisi. Qui si brinda. Si deve vincere. Si deve vincere il mare. Guarda. Ecco il dottore che ritorna. Bravo! Ce n'è ancora uno carico! Ok, ci siamo? Pronti al brindisi! Ecco, se mi date la macchina ve lo scatto io da qui poi! Bravi, evviva, cin cin! È buono? È buono tuo Vin Brûlé? L'ho preparato Franco, eh! Pronti via! Come ripeto, nonostante la temperatura dell'acqua e la giornata, questi orsi e queste orse, perché vediamo una bella presenza di signore sotto il nostro bordo, e questo non può fare altro, non ci può fare altro che piacere. Appena montato. Ma Gianni, affondi la barca! No. Togli col tuo berretto la corrida. Arrivano ancora orsi. Lo vuoi ricaricare o lo vuoi consegnare? Vabbè, c'è da caricare. Dai, molla quello lì e prendono un altro. Vai. Ok. Vai ragazzi. Questo qui è il carburante per poter tornare a terra. Con questo. Vieni qua col secchio, col salaio, vieni qua. Eccoli qua col salaio, bravo. Agevoliamo, agevoliamo. Evviva! Ne vuole un altro. Arriva un altro, arriva un altro. Aspetta che ne arriva un altro. Ecco, c'è movimento chiaramente qui, Ecco qui, guarda che bel giullare, qui abbiamo un giullare, evviva, veda che non entri acqua in quel vino, Tengo un altro, ecco. È una di quelle cose da evitare. La spiaggia, chi la trova? Chi la trova la spiaggia? Ecco qui c'è ancora un Brûlé, ragazzi, pronti, Giù, giù, ai, op. Ecco, buono, buono, buono. Brûlé. Questo è il più bello augurio per questo 2013 in Varazze, che anche se oggi è nuvolo e cupo, però si propone sempre con questo sorriso di questo cimento che ormai da tanti anni è presente qui nella nostra cittadina. Ecco, i cimentisti accusano moto ondoso, però non mollano. Non si staccano dal bordo, evidentemente qui la fornitura di Vin Brûlé è stata gradita. Buono, grazie! Evviva, evviva! Auguri! Buon ritorno a tutti ragazzi! Buon ritorno! Sì, qui due cartucce ancora qui. Due cariche, ecco che arriva il giullare. Il signor giullare. Adagio, non scappa. Non scappa niente. Arrivano dei nuovi. Ma lei sta tornando indietro. Ah, ecco, è andata a raccontare
com'è la storia qui. Bene, allora lei si merita ancora una carica. Basta, basta. Allora, evviva! Come no? Come no? Siamo sempre noi! Siamo sempre noi! Auguri, auguri, auguri! Evviva! Lei ci ha fotografato anche! Ancora Vin Brulé! Ancora Brulé! Via! Bravissimo questo nostro signor giullare, il quale chiude, no, ma c'è sempre la signora qui, eh? Vedo il buon Verdi che sta raccogliendo tutti i bicchieri vuoti, invece il presidente porge. Grazie, grazie a voi. Buon ritorno, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Qui c'è ancora l'ultima, quella signora qui vuole essere l'ultima. Vuole essere l'ultima a abbandonare la nave, eh? Ci date qualcuno l'orologio? Sì. Sono le 11:27. Arrivederci, auguri, buon anno. Arrivederci al prossimo, eh. Ecco la signora che si sta allontanando. La salutiamo. È stata una fedelissima del nostro bordo. Arrivederci al prossimo anno. Grazie, auguri. Ecco, chiude qui la teoria degli orsi che si sono avvicinati alla nostra imbarcazione. Avete visto con quale simpatia, ma soprattutto anche con quale sportività si sono trattenuti con noi. Bene, ora hanno preso terra, avranno una buona doccia calda, si rivestiranno e torneranno ai loro paesi. Abbiamo proposto uno spettacolo oramai consueto per noi, ma sempre bello e rinnovato. Vi lasciamo da questo cimento salutandovi e facendovi tanti auguri per il prossimo, per questo nuovo anno che è iniziato proprio oggi e, come potete vedere, diciamo nel modo migliore sotto tutti gli aspetti. Croce Rossa Varazze, anche quest'anno è stato al cimento, primo 2013, è andato tutto bene per adesso, sebbene ci sia gente di una certa età, speriamo che finiscano presto, così ci beviamo un po' di tè e ce l'andiamo a casa. Grazie, arrivederci e auguri dalla Croce Rossa di Varazze a tutto, a tutta la città, grazie. È stato il più bel cimento degli ultimi 10 anni, Forza Varazze. Complimenti! Girati! Girati! Paola, vieni! Paola, guarda! No. Fantastica! Che non piante che ti fai! Prendi il primo rullo, guardi! Meno male! Ho preso il primo. Impressione sempre coinvolgente. E qui si parla di arte del bagno fuori stagione, al di là del fatto del cimento del primo dell'anno, di altri happening. Per quanto mi riguarda, io faccio il bagno in mare in inverno praticamente 3 volte alla settimana, questo tutte le settimane, anche con situazioni estreme, con la neve o ghiaccio, venti di tramontana tesa. Oggi è una giornata particolarmente bella per fare un cimento invernale. Buon anno. Stupendo, primo impatto è un pochettino un po' difficile, poi si uno abitua, era bellissimo, era 13 gradi e ci sono stata abbastanza. Unica cosa che mi hanno mandato secchio sulla testa e siamo contenti di farlo anche qui che è proprio bellissimo. Oggi come tempo non è così, però grazie, è stato bello. Sto stupendo, né più né meno.
Bellissimo, al prossimo anno. Appena appena leggermente fredda. Prima esperienza, non so se ce ne sarà una seconda al momento. Credo che potrei chiedere di essere adottato da un'altra famiglia adesso. Divertente, tanto divertente. Se prendo le medaglie d'oro, se sono il più vecchio, perché c'era un signore che ne aveva 95. No, 95. Quindi se non c'è quello lì vado tu, altrimenti scappa le mani. Va bene, va bene. A tutti, ringrazio il sindaco di Varazze e tutta la gente. Freddissimo oggi, molto freddo. Prossima volta vogliamo vedere gli operatori in mare col costume. Il bagno è bellissimo, direi che è stato un bagno stupendo con un mare favoloso. E neanche freddo. Tanti auguri ai cementisti e la speranza che anche tutti imparino che il cemento fa bene ed è salute. In 17 anni non ho mai visto un cementista che mancava perché stava male o aveva l'influenza. Quindi auguri e auguri a tutti, auguri. Come potete vedere, di questi orsi sono ancora in acqua, non vogliono scendere, giocano a palla, si danno delle secchiate di acqua, e questo per dimostrare che ciò che hanno fatto oggi è possibile, non è un atto sporadico, tuffati e torna indietro, ma la permanenza sta appunto a dimostrare questa loro oramai abitudine a questo confronto con il mare d'inverno. Stiamo lasciando un po' così rocambolescamente, come potete vedere, la nostra postazione. Ci allontaniamo qui dalla spiaggia del Cursal Margherita, dove oramai la gente sta andando via, gli orsi si stanno rifocillando e risciacquando. Noi ci allontaniamo da questo 63esimo cemento invernale di Varazze, e ringraziando Elio Spallarossa, presidente della Lega Navale, ringraziando Verdi, vicepresidente, e Giuseppe Bruzzone, Franco Bruzzone, scusate, che sta ora tormentandosi al pilotaggio di questa goletta che, come vedete, si sta dimostrando la sua capacità di tenuta marina. Qui bisogna non soffrire il mare, perché altrimenti è garantito un certo malessere. Noi fortunatamente, come potete vedere, non è che lo soffriamo, lo sopportiamo abbastanza, abbiamo, come si dice, il piede marino, fortunatamente, altrimenti non avremmo potuto proporvi queste riprese di questa bella manifestazione. Io vi ringrazio per l'ascolto, stiamo tornando ora al Cursal, vi rinnovo ancora i nostri migliori auguri di una bella 2013, sempre con le speranze migliori, sperando veramente che non sia vero quello che dicono. Grazie per l'ascolto, arrivederci al prossimo anno, auguri a tutti. Auguri a Tele Varazze, che siete sempre in gamba. Sulle labbra tue dolcissime un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate. Ed amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, sottoerati.
del sole, a due passi dal mare. Buon anno. Grazie, grazie Giuseppe, auguri, ciao. Auguri. Allora, anche quest'anno si premiano appunto la ragazza meno giovane, il ragazzo meno giovane e veramente le bambine che hanno sono nate nel 2008, giusto? Bravissime. Allora premiamo la più giovane delle due, si sbagliano di qualche mese, quindi voglio dire è giusto che sia premiata quella più giovane, con Lucrezia con la medaglia d'oro sempre e come ogni anno. Brava, guarda. Lucrezia! Bravissimo, dai. Scusate un attimo, dobbiamo allontanarci, se no non riusciamo a fare le foto, quindi, Dai, con se no foto non ne facciamo. Voglio anch'io con Lucrezia, A posto? Bene. Ok. E adesso la Alice. Alice ha un premio di consolazione che è un bellissimo libro di Varazze, ci sono delle bellissime foto e quindi certamente anche per te questo ricordo, ok? Alice, te lo dà dai. L'assessore alla cultura. Vieni Alice. Brava. Bravo, alzo io, guarda lì. Brava. Brava Alice. Brava Alice. Brava. Bene. Allora, adesso abbiamo la signora Ironi che è qua, molto bene, assessore della cultura, che abbiamo la solita medaglia d'oro, vieni, vieni. Foto ricordo. Bene. E il signor Stradella per ultimo. Medaglia d'oro alla cimentista. Premio. Premio all'assessore alla cultura. Stradella. Bene, complimenti. Ringrazio un altro anno sempre. Ringrazio il sindaco. Dobbiamo fare la foto. Posta questa. Sposta un attimo, largo, largo, togliti di lì, scusa che artista, vai, bene, ancora un attimo, fermo lì, sposta il naso, sposta un attimo. Bravo, ringrazio il sindaco, bravo, presente, bene, grazie a voi, ringrazio tutti, arrivederci, auguroni a un altro anno, sempre di più, siamo d'accordo, sempre, sì. Ciao. Auguriamo ai nostri amici telespettatori di Televarazze un felice 2013 e concludiamo questo servizio sul cimento invernale 63esimo più vecchio della Liguria, che ha avuto un successo straordinario con 130 partecipanti, e ringraziamo l'assessore Angelo Patanè per la sua collaborazione e la sua disponibilità per tutto quello che ha fatto e continuerà a fare per queste manifestazioni sportive e no. Grazie Angelo. Bene, ti ringrazio Vittorio anche per la tua presenza, direi che anche quest'anno abbiamo battuto ogni record perché iscritti mi risultano oltre 130, ma tanti all'ultimo momento non si sono iscritti, quindi direi che superiamo forse i 150 appunto partecipanti, veramente straordinaria questa partecipazione. Io dico che è un evento che bisogna ripetere sempre in grande perché porta tante persone, voglio dire da altri, oltre 5.000 erano, come giustamente tu hai osservato, su tutto il nostro litorale, che certamente hanno applaudito questi grandi partecipanti che certamente sfidano anche temperature che certamente non è come essere in casa nella piscina o nella vasca jacuzzi. Bene, io auguro
che certamente il 2013 possa essere un anno certamente migliore di quello che abbiamo trascorso. Io l'augurio che faccio alla nostra cittadinanza e a tutti gli ospiti è quello che possa essere un anno che ci possa portare tanta salute, serenità e soprattutto tanto lavoro per i giovani, perché certamente è una cosa che certamente tutti ci auguriamo. Bene, io do un arrivederci al 2014 cercando di essere tutti presenti e possibilmente ancora più numerosi. Grazie. Ringraziamo Angelo Patanè per queste bellissime parole e l'arrivederci e l'augurio per tutti i nostri telespettatori. Ciao amici di Televarazze, grazie. Más peces segundos, sin agua florecente.